Il regno del nulla. Racconto di Anna Giordano. C'era una volta un regno dove tutto sembrava inutile e vuoto. Il re che lo governava era sempre assente e i suoi sudditi non producevano niente. I terreni erano infertili, abbandonati sin anche dalle erbacce. Era un luogo insolito quanto inconsistente, per non dire nullità di tutto il creato. Un giorno arrivò da un altro regno contiguo un contadino che, pur non conoscendo il posto, per vendere i suoi raccolti, sperando di ricavarne un bel gruzzoletto per la sua famiglia. Ma quando entrò nel regno a lui sconosciuto, fu sconcertato nel vedere che i terreni erano privi di raccolto, così come pure le pendici dei monti senza alberi, sprovveduti sin anche di un minimo arbusto o filo d'erba. Non era per niente rassicurante quel che si apriva al suo sguardo. Proseguendo il suo cammino, giunse in un luogo che, secondo lui, non lontano da lì ci sarebbe dovuto essere il castello, poiché vi era qualche persona seduta qua e là per terra, senza far nulla. Il contadino fu incuriosito da quell'assenza di vita che avvolgeva quel luogo, tanto che si avvicinò al primo uomo che incontrò per domandare dove fosse situato il castello. L'uomo lo guardò come se non sapesse di cosa stesse parlando e rispose: «Il castello? Cos'è un castello?» Il contadino lasciò perdere senza spiegare e si diresse verso un'altra persona, alla quale pose la stessa domanda, pensando che la persona precedente non fosse mentalmente in grado di rispondergli. Ma anche questo secondo uomo gli rispose con la stessa domanda del primo: «Il castello. Cos'è un castello?» Il contadino si rese conto che quel regno nel quale pensava di trovare magari la sua ricchezza, essendo a lui sconosciuto, non prometteva quanto si era immaginato. Egli pensava che potesse diventare luogo di scambio o vendita di merci. Invece si accorse che era un regno strano, di cui non aveva mai sentito parlare, e ragione per la quale sicuramente nessuno conosceva. Stanco del suo peregrinare e di porre domande, il contadino si sedette vicino all'ultima persona che aveva interpellato e non gli aveva dato risposta, se non quella che era uguale alle altre, senza poter soddisfare la sua curiosità di sapere dove si situasse il castello. Così aprì la sua bisaccia, in cui sua moglie aveva messo del cibo, ed estrasse, così come fe il mago dal suo cappello il coniglio, una forma di formaggio dal forte odore di pecora, che adagiò su un tovagliolo sotto lo sguardo attento delle persone a lui vicino. Immerse di nuovo la mano nella bisaccia e tirò fuori un pane odoroso e croccante, che questi adagiò accanto al formaggio, e così via continuò ad apparecchiare il suo improvvisato desco. L'uomo che stava seduto proprio accanto a lui
lo guardava, incuriosito da tutto quel che aveva tirato fuori dalla bisaccia, e quando vide che aveva tagliato il pane ed una bella fetta di formaggio, fu ancora più sorpreso di vedere che il contadino lo portò alla bocca e con i denti tagliò sia il pane che il formaggio, facendone un solo boccone. L'uomo lo guardava di più in più stupito, poiché in quello strano regno nessuno usava la bocca e né tampoco i denti. Il contadino, sentendosi osservato, alzò il capo. Non si era accorto che intorno a lui si era formato un cerchio di persone che, curiose, lo guardavano mangiare, azzannare, masticare tutto quel che portava alla bocca e che inghiottiva, e facendolo sparire all'interno della bocca, cosa che lasciava gli altri stupefatti. Egli, un po' impaurito dagli sguardi delle tante persone che gli stavano intorno, domandò loro se volessero assaggiare quel che stava mangiando. Ma le persone lo guardarono con diffidenza, chiedendosi perché facesse quei gesti, a loro sconosciuti, con la bocca. Il povero contadino li guardò uno per volta e lesse nei loro occhi lo stupore. Pensò di domandare loro perché lo guardassero a quel modo, e quando pose la domanda, tutti iniziarono a fare domande come: «Ma tu da dove vieni? Cosa stai mettendo in bocca? Cos'è quel sasso bianco? Qui non ne abbiamo mai visto uno così. Cos'è quella cosa che taglia così a pezzi?» Così, mano a mano, ognuno domandava quel che gli sembrava strano, fin quando il contadino li fermò gridando: «Ehi, ehi, calma! Uno per volta vi dico tutto. Ma prima, ditemi dove sono, come si chiama questo regno?» Le persone ancora una volta lo guardarono sorpresi per la domanda loro posta. Si guardarono in faccia e risposero con un'alzata di spalle, come per far capire al contadino che non lo sapevano e non capivano a cosa si riferisse la sua domanda. Il contadino si rassegnò ed aggiunse: «Va bene, ho capito. Diciamo che questo è il regno del nulla». Tutti lo guardarono con aria di chi non ha capito niente. Così il contadino con pazienza iniziò a rispondere alle loro domande come promesso. «Bene, questa è una forma di formaggio che io e mia moglie produciamo nella nostra fattoria». A tale parola tutti in coro dissero: «Fattoria? Ma cos'è la fattoria?» Il contadino sgomento si grattò la testa, pensando a come avrebbe fatto a spiegare loro cosa fosse una fattoria. E per non prolungarsi in discorsi inutili, poiché nessuno aveva idea di come si vivesse nel suo territorio, tagliò corto, dicendo loro che era troppo difficile e lungo da spiegare ed aveva fame. Alla parola fame, di nuovo tutti dissero in coro: «Fame? Cos'è la fame?» Il contadino disse fra sé e sé: «Ma questi da dove sono usciti? E come fanno a vivere?» Così, ad alta voce, aggiunse: «Ma la fame è una sensazione che tutti abbiamo quando non abbiamo mangiato dopo una giornata di lavoro». «Mangiato? Lavoro?» dissero tutti in coro, e prima che continuassero il contadino gridò: «Alt! Fermi! So già cosa state per dire e lo dico io. Ma cos'è mangiare?
lavoro. Tutti lo guardarono allibiti ed in coro dissero: «Ma come hai fatto a indovinare?» Il contadino, divertito dalla loro ingenuità, disse: «Beh, non è così difficile, dite, sempre che non sapete nulla di quel che io dico, ed è normale intuire cosa avreste potuto domandarmi. Tutto qua, è normale, amici». «Amici?» dissero ancora una volta in coro. «Ah, ci risiamo. Se continuiamo così finirò per non mangiare più. Il mio stomaco, vedete, è qui dentro», ed indicò con la mano lo stomaco. «Non domandate più cose, perché è vuoto, cioè non ha nulla all'interno, è come il vostro regno, e devo metterci questo buon formaggio ed il pane, altrimenti posso morire». «Morire? Sì, morire, stramazzare a terra, e non mi alzo più», gridò stizzito il contadino, che di più in più stava scoprendo quel luogo e i loro abitanti davvero bizzarri, che non mangiavano, non bevevano, in più non conoscevano la morte, quando tutto il regno era morto. Pensò che stesse impazzendo. Non era possibile una tale cosa. Ipotizzò sin anche che fossero dei fantasmi, ma si dovette ricredere, poiché i fantasmi non erano di carne e ossa. A quel punto decise di porre delle domande alle persone che lo guardavano in attesa di una spiegazione. Il contadino guardò tutti e, facendosi coraggio, domandò: «Chi è il più vecchio di questo regno?» «Il più vecchio», dissero in coro. «Oh, non ditemi che non sapete la vostra età!» «Età? Ma come vivete?» disse il contadino, senza rispondere alle loro domande e aspettandosi un'altra esclamazione da parte loro. Si accostò ad uno di loro, gli prese la mano e con la punta del coltello gliela punse. E il tipo lo guardò e domandò cosa stesse facendo. E il contadino gli rispose che voleva vedere se alla sua mano sanguinasse, cosa che a sua sorpresa non era accaduto. Allora rivolse il coltello sul suo dito e lo punse, al che iniziò a sanguinare. Tutti in coro dissero: «Cos'è quello?» Il contadino rispose che era sangue, e loro: «Sangue? Noi non abbiamo sangue!» Il contadino disse: «Sì, me ne sono accorto, e penso che non avete nulla in comune con me e i miei simili. Voi appartenete a questo regno, dove tutto esiste senza esistere. Voi siete la copia conforme degli esseri umani, ma non siete umani, e non fatemi altre domande, perché non arrivereste a capire quali siano le differenze, perché siete allo stato iniziale. Avete solo le parvenze dell'essere umano, ma siete vuoti. Voi appartenete al regno del nulla. Mi dispiace che nessuno di voi sappia cosa vuol dire vita e morte. Non avete mai visto nascere un fiore. Qui non ci sono colori, avete tutti gli stessi colori di occhi, capelli, vestiti. Guardate me come se fossi un fenomeno, saltimbanco o giullare. Già, vi sto parlando di cose che non conoscete, ma vorrei tanto che vedeste il posto in cui io vivo, affinché vi rendiate conto di cosa sia la vita. Quello che un giorno dobbiamo lasciare per sempre, perché moriamo. Invece voi siete condannati a vivere in un posto per sempre dove non c'è niente di bello di cui poter goderne le bellezze per la vita intera. Trovo che questo sia ingiusto per noi e per voi». Tutti ascoltavano,
senza dire alcuna parola, quando uno di loro si avvicinò a lui e gli prese la mano, guardò il dito insanguinato e prese dalla tasca una pietra. La passò sulla piccola ferita ed il sangue sparì, così pure la ferita. Il contadino si spaventò e si domandò cosa stesse facendo. Non aveva voglia di diventare come loro. L'uomo lo guardò fisso negli occhi e, come ipnotizzato, il contadino lo seguì. L'uomo lo portò per mano sopra un'altura e di lì gli fece cenno di guardare oltre le montagne e, aprendo la bocca per la prima volta, domandò a lui di riferirgli quel che vedeva. Il contadino si sfregò gli occhi, attento guardò oltre le montagne, ma non riuscì a vedere granché, se non altro che delle rocce, tutte dello stesso colore, e senza dire niente continuò a scrutare l'orizzonte. Ma l'uomo sollecitò una risposta e lo invitò a guardare più attentamente. Allora il contadino, temendo l'uomo, riferì che stava vedendo qualcosa che non riusciva a capire cosa fosse. L'uomo insistette e lo invitò a guardare ancora e di vedere veramente quello che c'era. Il contadino si stropicciò gli occhi ed iniziò a raccontare quel che non vedeva, se non altro con la fantasia, per paura che l'uomo si arrabbiasse. Così rispose che vedeva un villaggio con alberi pieni di fiori colorati, delle belle fanciulle davanti alle loro case, dei bambini e tantissime altre cose che lui in verità non vedeva. Ad un tratto l'uomo lo fermò e disse: «Se tu vedi tante cose, perché io dovrei credere in quello che tu racconti alle persone che ti hanno posto tante domande e alle quali tu non hai dato risposta? So benissimo che al di là di quelle montagne non si vede niente, ma era per metterti alla prova che non ci stavi raccontando la verità, così come hai fatto adesso». Il contadino lo interruppe e disse che aveva paura che lui avesse potuto bastonarlo e temeva per la sua vita, sarebbe potuto morire. L'uomo rispose di non sapere cosa fosse la morte, così come tutto quello che aveva raccontato loro. Il contadino allora lo invitò a fare il viaggio di ritorno insieme a lui, al suo villaggio, per fargli vedere che diceva la verità. L'uomo lo scrutò e disse anche lui aveva paura di seguirlo, al che il contadino replicò: «Paura? Non hai detto che non sai cosa sia la morte? La morte è la sola cosa che può far paura veramente. Ma se voi non avete sangue nelle vene, nel corpo, non rischiate di morire. Cosa può farti paura?» L'uomo lo guardò e disse che era felice di starsene tranquillo tutto il giorno là in quel luogo che lui trovava brutto. Il contadino, incuriosito ancora di più, tentò di farlo parlare del loro modo di vivere. L'uomo capì la sua intenzione e zittì. Ritornarono al gruppo che avevano lasciato per il breve tempo. Curiosamente li trovarono che stavano assaggiando il formaggio del contadino e tutti facevano smorfie di disgusto, al che il contadino disse: «Non vi piace?» Ed in coro dissero: «Cos'è? Non vi piace?» «Ricominciamo», ribadì il contadino, rivolgendosi all'uomo, ma l'uomo rispose: «Noi non abbiamo mai mangiato e mai bevuto, ed è normale che mettere qualcosa in bocca provochi disgusto». «Ma come fate a vivere?» replicò il contadino. L'uomo rispose: «Noi siamo differenti.
siamo pur non essendo. Non essendo cosa? Voi siete, vi vedo, vi tocco, rispose il contadino. Per lui tutto quel che stava vivendo era anomalo e voleva sapere di più su quelle strane persone e perché mai nessuno al suo villaggio non ne aveva mai parlato. Era il solo ad essere entrato in quel regno? Oppure nessuno ne aveva mai parlato per non farsi deridere ed essere trattato da folle, poiché il tutto era inverosimile? Doveva sapere, non poteva rientrare e non portare nulla a casa senza dare una spiegazione credibile di quel che stava vivendo. Per cui ribadì dicendo all'uomo che lo aveva accompagnato a vedere le montagne poco prima di seguirlo e chi voleva poteva aggregarsi a loro per mostrargli il regno in cui lui viveva. Solo così sarebbe stato creduto. L'uomo, alla proposta fattagli dal contadino, desistette ancora una volta, ripetendo che non si fidava di lui e che non voleva cambiare il suo modo di vita. Il contadino, guardando il dito che aveva fatto sanguinare per dimostrare loro la differenza, si ricordò del gesto dell'uomo che con la pietra aveva cancellato la ferita e arrestato il sanguinamento. Tentato dalla curiosità, domandò all'uomo il perché del suo gesto. L'uomo rispose che lo aveva fatto per dimostrargli che loro erano gente pacifica e che i loro antenati avevano smesso di far colare sangue ormai da millenni e che avevano fatto un patto e nessuno mai avrebbe versato sangue su quel suolo, per cui aveva solo rispettato il patto dei suoi antenati. Il contadino, udendo tali affermazioni, si incuriosì ancora di più e l'uomo, secondo lui, sapeva molto di più di tutti gli altri e la curiosità lo spingeva sempre più a porre domande. Però pensò di farlo in separata sede e al tempo giusto, così per non indispettire l'uomo di cui non sapeva il nome. Si fece coraggio e riprese la spiegazione del formaggio. In tal modo l'uomo non poteva dire che quel che vedeva non fosse vero. Salì su un sasso e, sopraelevandosi a cospetto degli altri, attirò la loro attenzione dicendo: «Bene, ora cerco di spiegarvi cosa è quello che avete assaggiato e sputato. Come vi ho già detto, è il formaggio. Al mio villaggio tutti lo mangiano. Si fa col latte, una sostanza bianca, liquida, che noi facciamo cuocere sul fuoco in una grande pentola e con l'aggiunta...» Il contadino si fermò di colpo. Capì che era inutile continuare a parlare. Tutti lo guardavano in modo strano, come fino a quel momento non era ancora accaduto. Ebbe l'impressione che non ascoltassero la sua voce. Ognuno tendeva l'orecchio per percepire nel suono che evidentemente non riuscivano ad udire. Sì, era proprio così. Egli interpellò uno di loro ponendogli la domanda se ci sentisse e questi continuò a guardarlo come per dire: «Cosa stai dicendo?» Ma ancor più strano era il fatto che nessuno più muoveva le labbra o apriva la bocca. Allora il contadino guardò l'uomo che gli stava accanto e domandò a lui cosa stesse accadendo. L'uomo lo guardò fisso negli occhi e senza parlare trasmise il suo pensiero al contadino dicendo: «Ho ordinato loro di non ascoltare le tue parole. Tu sei per noi un pericolo perché voi altri siete mortali e noi no. Loro sarebbero contaminati. Se gli abitanti del tuo regno venissero a sapere di noi e potrebbero diventare come voi altri. A noi non interessa quel che voi avete
I miei antenati hanno rifiutato tutto il tuo mondo, i tuoi modi di vivere, pur di starsene in pace in questo luogo fuori dal tutto. Non ho intenzione di seguirti e non voglio che uno di noi esca da questo regno, perché sarebbe la fine per tutti noi. Tutto ritornerebbe come migliaia di anni fa, quando la bellezza invadeva queste terre, allora rigogliose, e il sole, i fiori, le piante erano presenti. Qui scorreva un fiume che fu l'inizio di una disputa che generò una guerra fratricida, quella di due fratelli entrambi regnanti, uno dalla sponda opposta del fiume e l'altro dal lato dove noi siamo. La guerra generò morti in quantità e le acque del fiume divennero sangue. La gente non aveva più da mangiare né bere, così mio nonno, sì, mio nonno, poiché io sono immortale, e la mia gente ugualmente, pregò il suo Dio e domandò a lui di privare tutti i superstiti di quella sanguinosa guerra di ogni bene e di ogni sentimento o desiderio alcuno, privarci di tutto quel che ci aveva dato e non avevamo saputo apprezzare a causa dell'invidia, del potere e la ricchezza, di lasciarci vivere in eterno, rendendo inospitali i luoghi a chiunque capitasse da queste parti, e non destassi in noi desiderio di ritornare a vivere come prima. La sua richiesta fu accettata contro la sua vita, ed eccoci qua a vivere in eterna pace, lontano da tutte le tentazioni, cancellando dalle nostre memorie il passato, eccetto me, perché potessi essere il loro custode, il re del regno che tu hai definito come quello del nulla. Il contadino aveva ascoltato quasi pietrificato quella storia, tanto che voleva porre delle domande, ma non ci riusciva. Prese tutto il fiato che gli era bloccato in gola e disse: «Ma allora io non potrò neppure raccontare quanto mi hai appena rivelato ai miei amici o a mia moglie?» «No, assolutamente mai», replicò l'uomo, «sempre solo telepaticamente. Ma allora cosa dirò della mia assenza? Come mi giustificherò? Come tutti coloro che sanno di noi e non hanno mai detto nulla. Allora sono già venute altre persone in questo regno?» «Certo. E se io parlassi comunque di voi a chi già c'è stato?» «Non dirai nulla, stanne pur certo, perché se così non fosse, tu morirai all'istante in cui ne parlerai. Questo è il patto che abbiamo con tutti coloro che sono partiti e mai più ritornati, perché molti di loro non l'hanno rispettato e per giusta ragione sono morti. Sei stato avvertito, a te la scelta, tacere o morire.» «Non ho intenzione di morire, stai tranquillo. Troverò il modo per giustificarmi con mia moglie e con gli altri. Dirò loro d'essermi smarrito e anche se rideranno di me, non farà niente. Vedo che sei diventato saggio. E questo mi rasserena. Ora raccogli le tue cose. Saluta tutti e ricordati che ciò che ti ho detto ne va della tua vita.» Così dicendo, il contadino rimise quello che restava del suo formaggio nella bisaccia, insieme al vino e il pane e i suoi frutti. Salutò tutti e, guardando l'uomo negli occhi, gli disse che aveva appreso più in quel poco di tempo passato insieme a loro che in tutta la sua esistenza, aggiungendo che la vita a volte faceva brutti scherzi
e l'uomo, in quanto essere umano, pur essendo mortale, si comportava come se fosse immortale, mettendo a repentaglio la vita in ogni momento per banali litigi o per futili motivi di natura pecuniaria, anche solo una moneta d'oro, oppure per qualsiasi altro ovvio motivo, e senza tener conto che la vita ha un valore inestimabile, mentre loro, che non avevano niente, eccedevano in saggezza, contentandosi del nulla, pur di vivere in pace e da immortali. Pensò ancora una volta al paradosso che stava vivendo. Gli uni erano infelici avendo tutto, ma con una vita a termine, e gli altri, che pur non avendo niente, erano felici con una vita eterna. L'ideale sarebbe stato il contrario, ma pensò che comunque fosse giusto così, perché i mortali, pur sapendo di dover morire, si comportavano da immortali, ed immaginò per un attimo, se fosse stato così, quale sarebbe stato il risultato. Un brivido gli percorse la schiena, per cui si convinse che la cosa migliore da fare fosse stata quella di rientrare e dimenticare la sua avventura. L'uomo, che fino a quel momento non aveva mai mostrato null'altro che un'espressione unica e pare agli altri, sul suo volto, alla riflessione del contadino, accennò un lieve percettibile compiacimento col suo sguardo. Il contadino lo capì, salutò l'uomo e formulò un'ultima domanda: «Qual è il tuo nome?» L'uomo rispose: «Nel regno del nulla non esistono nomi, siamo tutti uguali». Il contadino accennò col capo un segno di ovvia comprensione e si apprestò a riprendere il viaggio di ritorno verso il suo villaggio, con la sana intenzione di mantenere fede alla parola data all'uomo senza nome e senza regno. Ma detentore di una grande saggezza che gli aveva fatto capire che il tesoro più importante non era fatto di cose materiali, ma di convinzione nel sapere essere felici pur non possedendo nulla. La nullità di quel regno era pertanto ricca di pace e di felicità, anche se il contadino pensava di vivere la vita eterna trascorrendola sempre allo stesso modo, con un'esistenza, secondo lui, priva di tutte attrattive, che per lui non era il massimo. Ma una volta tornato alla sua realtà di sempre, si rese conto che gli mancava la serenità che aveva provato e letto negli occhi di quelle persone che gli erano parse stupide, ma che alla fine, ricredendosi, accostò il loro modo di fare a quello dei bambini, che nella loro ingenuità vivono i primi momenti, quelli più belli del loro percorso di vita, senza problemi, spensierati e senza conoscere il significato della parola morte.